riunita le IEPG, perché in Siria del Nord c'è la prova del fatto che non solo un altro sistema rispetto al capitalismo è possibile, ma già esiste. Qui tutti i giorni tantissime persone di diverse nazionalità, di diversa religione, di diversa cultura e origine contribuiscono a creare una società etica, libera, democratica. In questi giorni la Turchia sta attaccando il cantone di Afrin, pensando di poter distruggere questa possibilità. Prima della Turchia ci ha provato Daesh, domani chissà. La cosa che è importante ricordare è che alla loro storia si può contrapporre la nostra storia. C'è una storia del nemico che odia la libertà, odia le donne, odia il futuro che ogni giorno qui si sta provando a costruire. E allora è nostra responsabilità di tutte le persone in tutto il mondo che credono in questa possibilità di democrazia prendere parte a questa battaglia in ogni modo possibile, parlandone. Venendo qui creando informazione, è importante che sentiamo come nostra responsabilità essere al fianco della popolazione della Siria del Nord, perché ogni loro vittoria è la nostra vittoria, perché ogni avanzamento che questa popolazione fa, ogni giorno in cui il confederalismo democratico vive e sviluppa possibilità di libertà per le persone, è un giorno in cui anche tutte le altre persone del resto del mondo che credono nella pace in Medio Oriente e in tutto il mondo hanno una piccola vittoria e creano le possibilità del cambiamento nel proprio paese. Per me, questo è fondamentale. Io non sono siriana, non vengo da qui, ma questa battaglia è anche la mia battaglia. E questa battaglia è la battaglia di tutte le persone che in qualunque parte del mondo credono nella democrazia, credono nella libertà e credono che un altro futuro sia possibile.